Silvia Toffanin accoglierà oggi Claudia Pandolfi nel salotto di Verissimo in occasione del suo 44° compleanno. La ricorrenza sarà perfetta per parlare insieme a lei delle tappe principali della sua vita privata e della sua carriera, parlando di alcuni dei suoi principali successi nel mondo del cinema e della televisione. L'attrice romana fu notata da Michele Placido durante la sua partecipazione al concorso di Miss Italia del 1991. Pochi mesi dopo recitò nel film Le amiche del cuore e successivamente in Amico mio, L'orso di peluche e Ovosodo. Ma la notorietà arrivò nel 1998 grazie alla sua interpretazione di Alice Solari in Un medico in famiglia. Non fu questa l'unica fiction che la fece entrare nel cuore degli italiani, dal 2002 al 2005 interpretò il ruolo del commissario Giulia Corsi in Distretto di Polizia. Nel 2007 fu protagonista, insieme a Raul Bova, della miniserie Nassiriya, per non dimenticare, mentre successivamente fu scelta per le serie televisive È arrivata la felicità e Romanzo siciliano. Il nuovo film con Leonardo Pieraccioni. Claudia Pandolfi festeggia oggi il suo 44° compleanno raccontando a Verissimo alcuni particolari inediti della sua carriera nel mondo del cinema. La lista delle sue collaborazioni in film per il grande schermo e per la televisione è davvero lunghissima e l'ha portata in passato a lavorare con prestigiosi registi del calibro di Michele Placido, Cristina Comencini e più di recente con Leonardo Pieraccioni. L'attrice romana è presente nel cast di Senza son rose, la commedia scritta e interpretata da Pieraccioni in uscita il 29 novembre. Essa vedrà, tra gli altri, la partecipazione di Elena Cucci, Michela Andreozzi e Caterina Murino. Il nuovo progetto cinematografico del regista toscano, che si presenta come uno dei papabili successi del botteghino natalizio, racconta la storia di un giornalista che deve fare i conti con il suo passato dopo che la figlia adolescente ha ricontattato alcune sue ex fidanzate. Ne conseguiranno una serie di giochi di equivoci che porteranno alla scoperta del vero amore. Famiglia e figli. Dopo una fase burrascosa della sua vita privata, Claudia Pandolfi ha trovato l'equilibrio in amore al fianco del produttore Marco De Angelis, padre del suo secondogenito, Tito, nato nel 2016. Nel 2006, dalla sua unione con Roberto Angelini era invece nato il suo primo figlio, Gabriele. Intervistata da Vanity Fair, l'attrice romana ha così descritto la sua decisione di diventare mamma a 40 anni: ero un po' resistente all'idea, non mi sentito più adatta, poi mi ha travolto l'amore e il desiderio di paternità di un uomo, il compagno Marco De Angelis, NDR, e la voce di mio figlio che per anni, in tutte le lingue, mi diceva che desiderava un fratellino. E allora ci sono cascata. E proprio i due figli la spingono quotidianamente a lottare per dare il meglio di sé, Tito mi ha riportato indietro di da 5 a 6 anni. I figli ti chiedono resistenza fisica e di dare il meglio, ti mettono davanti a uno specchio spesso deformante che amplifica i tuoi difetti e le tue virtù. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.